Salve a tutti ragazzi, oggi volevo fare un video su per riassumere quello che hanno detto in conferenza stampa della Sony ieri alle 3 o le i 3 come cavolo si dice. Quindi partiamo subito. Come avete ben sentito, la PlayStation 4 costerà meno dell'Xbox, quindi 100 euro in meno. L'Xbox costerà 499 euro, mentre in casa Sony hanno deciso il prezzo di 399 euro. Bene, la conferenza stampa è iniziata subito riprendendo la PlayStation 3, quindi anche con PS Vita, e hanno fatto delle anticipazioni su alcuni titoli, tipo vabbè The Last of Us che uscirà venerdì, Beyond Two Souls e Gran Turismo 6. Ecco, io volevo dire che Gran Turismo 6 me l'aspettavo sulla PlayStation 4, però forse non sono ancora pronti per fare il salto di qualità, quindi in casa Polifoni non sono ancora pronti. Comunque Gran Turismo 6 avrà comunque nuova gestione di pneumatici, nuova fisica, nuove sfaccettature che avevano fatto un po', erano mancate in Gran Turismo 5. Hanno parlato di GTA 5, quindi il nuovo capitolo di Rockstar. Faranno un penso sia sarà su PlayStation 3, penso proprio di sì, Gran Turismo 5, e faranno un bundle con le cuffie, con un abbonamento, il tutto a 299 euro dollari, come c'è scritto, però penso sia, vabbè, sarebbe anche un po' troppo, penso sui 100, 150 euro, 140. Dopo aver fatto questa piccola presentazione dei giochi per PS3, quindi hanno fatto entrare questo mitico modello della PlayStation 4, che secondo me è molto più bello rispetto all'Xbox, si presenta come design innovativo, che comunque Sony rimane sempre su quella linea, fare comunque dei design originali, non copiati. Il joystick è sempre lo stesso, sì, insomma, diciamo che questa conferenza è stata più per la presentazione vera e propria, la data di uscita, il design, perché il resto lo avevano detto comunque nella conferenza di febbraio. Hanno vi detto l'uscita sarà, allora, per Xbox in novembre, comunque nel mese di novembre, mentre per PlayStation 4 si ipotizza a Natale, quindi dicembre 2013, però bisogna vedere comunque, perché se l'Xbox esce a novembre non penso che PS4 ritardi di un mese, vedremo. Comunque, ritornando alla conferenza, poi hanno presentato la PlayStation 4, hanno annunciato nuovi giochi, quindi The Order 1886, che è un gioco, da quel che ho visto sembra un gioco d'epoca, quindi scontri in Inghilterra, secondo me 1600, quegli anni là. Sviluppato da Santa Monica, quindi lo sviluppatore di God of War. Comunque sarà un'esclusiva per PS4, quindi non uscirà per le altre console, è un'esclusiva Sony. Ve l'ho fatto vedere i gameplay, il trailer del gioco. Hanno fatto vedere una demo di Quantic Dream, quindi lo studio che ha realizzato Heavy Rain e Beyond Two Souls. Devo dire che
È molto, molto bello. Io ho visto questa piccola presentazione di Quantic Dream, è davvero spettacolare perché i personaggi sono fatti veramente, cioè, da Dio. Infatti ho detto, ma è un film o un gioco? Davvero molto bello. Che poi però ho notato che alcuni giochi comunque sono troppo ambientati nel futuro. Cioè, per me che comunque sono di una vecchia generazione, comunque più i giochi vanno avanti e comunque più saranno futuristici, ecco. Secondo me non bisogna farli troppo futuristici, anche perché a me non piacciono. Cioè, non è che non piacciono, comunque tipo Killzone comunque ci gioco, ci ho giocato, ci giocherò. Però non lo so. Io l'ho trovato troppo futuristici. Se avete opinioni diverse, come sempre ci sono i commenti, così possiamo confrontarci. Comunque, ritornando alla conferenza, hanno presentato anche un grandissimo titolo che farà sicuramente tanti fan, che comunque è già. Stiamo parlando di Final Fantasy XV, quindi è stato annunciato Final Fantasy XV, sarà in esclusiva per PS4, che comunque è un riadattamento a Final Fantasy Versus XIII, quindi è una sorta come si può dire? È riadattato e riconvertito a Final Fantasy Versus XIII. Hanno fatto vedere il gameplay, a me non mi ha colpito particolarmente perché comunque resta un action, non è più un RPG vero e proprio come i vecchi capitoli, parlo di PlayStation 1, PlayStation 2, eccetera. Comunque, andiamo avanti, hanno presentato Mad Max, sviluppato dalla Avalanche Studios, quindi software che ha creato Just Chaos, come si dice. Hanno rifatto vedere i gameplay di Killzone, Shadowfall, quindi il quarto, e di Destiny, il nuovo sparatutto online. Sono tutti giochi veramente molto belli, ma c'è questo piccolo dettaglio futuristico che, insomma, vedremo comunque come saranno questi giochi. Uscirà anche Drive Club, che è un gioco di macchine in concorrenza con Gran Turismo 5, vabbè, la serie di Gran Turismo. E questi, allora, Killzone, Drive Club e Gnac usciranno subito al lancio di PS4, quindi sicuramente faranno un piccolo bundle con inclusi qualche gioco di questi, mentre Infamous, che si pensava che uscisse insieme alla PS4 essendo un'esclusiva Sony, Infamous Second Son uscirà nei primi mesi del 2014, quindi gennaio-febbraio. Un'altra cosa veramente importante che ha fatto alzare la platea ieri sera è il fatto che la PlayStation 4 supporterà il mercato dell'usato, quindi non dovremmo essere costretti a comprare i giochi nuovi, quindi pagare un gioco 70 euro, ecco. Cioè, secondo me è una notizia fantastica. Sony rimane su quell'obiettivo comunque, non vuole cambiare le cose. Inoltre non richiederà nessuna connessione a internet per giocare, mentre Xbox la richiede, cioè se tu non hai una connessione a internet con Xbox non puoi giocare ai titoli, e cioè, non è giusto, perché se uno la connessione non se la può permettere, deve giocare lo stesso, perché io ci spendo dei soldi per questa console, quindi devo avere l'opportunità di giocare anche senza avere internet. Questo è il quadro che ha fatto Sony ieri sera, ieri notte, qua in Italia, là era comunque tarda serata.
Oltretutto Sony ha detto che noi cerchiamo di incentivare le persone a comprare dei giochi e comunque fargli prestare comunque per chi, per i loro amici, per, o se vogliono addirittura di regalargli il gioco. Quindi è possibile anche che toglieranno l'online pass, però questo non è sicuro, non è assolutamente sicuro. Cosa ho mancato ancora? Il PSN rimarrà gratis comunque. Si potrà usare l'account vecchio, quindi quello che usiamo su PS3 lo potremo trasferire su PS4 tranquillamente. Useremo comunque sempre quello. Quelli abbonati a PlayStation Plus non perderanno nulla perché. Se voi avete un abbonamento a PlayStation Plus e mentre comprate la PlayStation 4, fate l'account, il PlayStation Plus vi rimarrà comunque, non verrà tolto. Penso di aver detto tutto, i prezzi ve li ho detti, insomma usciranno varie versioni, quindi i prezzi aumenteranno, caleranno. Comunque secondo me il prezzo base è 399, poi chi più, chi meno, il prezzo è quello. Cosa possiamo dire ancora? Penso sia tutto, insomma, alla fine erano poche cose ma ben approfondite, ecco. Non vi posso dire nulla su Nintendo, sulle altre console, perché non l'ho vista, ho visto solo la Sony, quella mezz'oretta, 40 minuti, perché poi erano le 4 di mattina, ho detto vado a letto perché. Oh. E quindi questo è tutto. E vi volevo far vedere un'altra cosa. Non ha avuto molto successo ieri. Ho fatto un piccolo video per questa bolla. Vedete la prenotazione, il preordine di The Last of Us. 49,99 con la promozione. Allora, la collector costa 100, c'era in promozione, potevi dare PES 2013, gliel'ho dato, però mi hanno fatto 20 euro di sconto. Forse un errore mio, forse un errore loro, o forse sono io che non capisco un cavolo di queste cose. Quindi vorrei capire, io qua ho ordinato il gioco. Mi hanno scritto il gioco e la collector, questo voglio sapere io. Perché se ho ordinato il gioco tiro giù il negozio, perché gli ho detto voglio la collector, non voglio il gioco normale. Quindi se qualcuno l'ha ordinato da MediaWorld e sa come funziona, mi faccia sapere nel mio canale, in discussione, oppure nei commenti. Volevo anche salutare delle persone che ho promesso che le saluto perché si sono iscritte al mio canale, io mi sono iscritto a loro, io seguo loro e loro seguono me, quindi le saluto molto 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 volentieri. Saluto Andrea Contarino, ciao Andrea, iscrivetevi al suo canale, sono tutte persone che fanno gameplay, unboxing eccetera, quindi se siete comunque interessati iscrivetevi perché sono delle grandi persone. Poi saluto FatRame 1 o FatRame 1, grazie per esserti iscritto, iscrivetevi anche a questa persona, ricordo il canale FatRame 1 o FatRame 1, che comunque metterò il link sotto in descrizione, quindi non avrete problemi di lingua, comunque se sbaglio qualche linguaggio, perché l'inglese proprio non mi va giù. Comunque ci provo. Poi vorrei salutare Gamez o Gamez Yankee, anche lui si è iscritto al mio canale, io mi sono iscritto al suo, quindi lo saluto e vi dico a tutti ancora di iscrivervi a questi canali che dico, e soprattutto iscrivetevi al mio. Poi un saluto ai miei due amici Derek Fierornis e Patrick Sola, ciao ragazzi, iscrivetevi anche a loro.
penso di aver detto tutto. Vi dico che sabato pomeriggio terremo un live su YouTube, io, Derek e Patrick. Quindi faremo un live su PlayStation 4. Comunque diremo quello che hanno fatto, quello che devono fare, parleremo del presente, quindi dei giochi in uscita. Insomma, diremo un po' di cose. Se avete voglia di guardarci, noi inizieremo alle 4 questo live. È un'esperienza nuova perché è la prima volta che lo facciamo, quindi se avete il piacere di seguirci, seguiteci, iscrivetevi ai canali. E basta, penso sia tutto, non vi trattengo oltre, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da The Big Boss.